È stato premiato Ettore Donzelli, 77 anni, che è riuscito a proteggere la compagna di una vita da una truffa. Il racconto è concitato, è quello di chi si è lasciato alle spalle un pericolo. Guardi nonna, che c'è da ritirare un pacco, però bisogna pagare 4.800 euro. Ricca, guardi che questi soldi in casa non ce l'ho, come devo fare? No, nonna, se no perdo la cauzione di 500 euro. Ettore ci impiega poco per capire la dinamica. Il presunto direttore delle poste riesce a farsi dare i dati e il numero di cellulare dalla moglie, ma al telefono di casa richiama il finto nipote. E mi fa, nonno, quale nonno? Ma tu non sei Riccardo? No, nonno, sono Riccardo. No, tu non sei Riccardo. Mi ha richiuso il telefono e nel frattempo ho detto a mia moglie passami quello là, però anche lui aveva sentito la comunicazione e ha interrotto la comunicazione. Il riconoscimento Prendiamoci per mano è stato consegnato nell'ambito della chiusura della campagna Truffe no grazie, promosso dall'assessorato alle politiche sociali e alla sicurezza urbana del comune di Pescara, finanziato dal Ministero dell'Interno. Di perché questa campagna? Perché proprio dall'inizio, all'insediamento delle politiche sociali, venne una signora che era stata derubata dell'anello di fede che gli aveva del marito. E lì non era tanto il valore economico, era il valore affettivo, morale. Questa signora non riusciva proprio a superare il fatto che avesse fatto entrare un anziano dentro casa che si sentiva in colpa. La cosa più grave è che poi l'anziano truffato si sente in colpa e da lì c'è anche un disagio di carattere psicologico. Il progetto è partito il 6 luglio scorso con l'apertura della campagna di prevenzione e informazione contro le truffe agli over 65 in sala consiliare. Il 10 luglio sono stati attivati lo sportello SOS Truffe in diversi centri di aggregazione. Tra i servizi anche l'attivazione di un numero verde, l'800-96223, utile a raccogliere segnalazioni, a fornire supporto e dispensare consigli agli over 65 per prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe. L'esecutività è stata realizzata sia da noi, Associazione Domenico Allegrino, che dalle ACLI provinciali e con i nostri contatti quotidiani sul territorio ovviamente svolgiamo un'attività che ci aiuta proprio ad entrare direttamente nella comunicazione con gli over 65, ma anche con i familiari, quindi con persone più giovani che sono in genere da supporto proprio per le persone anziane.